La legge non è uguale per tutti, basta aggiungere un no e si è risolto il problema. Poi qualcuno dovrà fare qualcosa, le pare? Non è uguale per tutti. L'ho pagato di persona. Quantomeno trasferito in un'altra sede, non punizioni, ma almeno trasferimento. Perché insomma è abbastanza grave e non è la prima volta che fa queste cose. Sarebbe meglio trasferirlo. Diciamoci la verità, secondo me c'è molta confusione, voluta pure, c'è molta commistione, secondo me ci sono molte manovre anche occulte in questa vicenda, per cui al momento direi di no. Deve pagare dove ha commesso il fatto, assolutamente. Devo rispondere? Sì, è sbagliato. Secondo me se non va nella legalità della giustizia è una cosa sbagliata. Tutto è tranne che giusto. In linea di massima non è che dia un'idea di giustizia in senso assoluto, ma molto particolarizzata e molto di parte. C'è giustizia in Italia? Sincera, rispondimi tu, c'è giustizia in Italia? La giustizia, diciamo, è così, no? Non è uguale per tutti, la legge è uguale per tutti. Non è vero. Non è vero per niente. Io no, il potere di sistemarlo io non ce l'ho. E ormai questo è il paese, capito? Delle favole, quindi. È zero. Un disastro. Già è stato trasferito da Potenza lui, tempo fa. Quello se la vedono tra di loro, tra il CSM, Napoli, Roma e tutto il Pignatone e tutto il resto. Ce ne sono persone veramente eccezionali, di magistrati, di PM. Come ieri sera Nicola Gratteri, che è uno che veramente, almeno, però siamo sempre là. Anche loro hanno i bei corvi dappertutto, come suol dire. Sul PM che ha condotto le indagini, non è noto, non, cioè non è sconosciuto a queste indagini. Il protagonismo del PM John Woodcock è conosciuto, è molto conosciuto. È un'ennesima conferma del suo modo di fare, della sua attività investigativa e della sua professionalità. Secondo me dovrebbe stare un po' a casa. La giustizia non è per tutti, ma bensì per loro stesse e possibilmente politicizzata abbastanza. Io credo che la classe dirigente in Italia andrebbe rifatta tutta quanta da capo. Quindi in ogni ramo delle sedi di potere di comando ci sta da rifare. Ci sta il buono e il cattivo, però purtroppo oggi si tende più ad essere da parte dei cattivi che da parte dei buoni, credo. Tutta la classe dirigente italiana, non solo avuto dopo. La giustizia italiana? Non è buono, non è buono, deve essere trasferito. Ci sono due cose in uno Stato, la giustizia e la scuola. Se non c'è né giustizia né scuola, lo Stato non funziona, questo le posso dire. Aspettiamo prima i risultati dell'indagine e poi conseguentemente sì, ma forse anche con qualche provvedimento maggiore. Perché se effettivamente c'è stato un falso andrebbe espulso dalla magistratura. Mi sta sul c***o, ma lui è destinato ai trasferimenti, non è mica la prima volta che viene trasferito. E penso che non sarà anche l'ultima se dovesse essere trasferito da Napoli. Perché ovviamente il dente batte, è recidivo. Woodcock è indagata, la giornalista Lasciarelli, le hanno sequestrati il telefonino e quello del giornalista del Fatto Quotidiano non ne parliamo proprio, c'è poco da dire, è tutto così chiaro. La giustizia deve fare il suo corso, poi dipende dalla capacità del giudice oppure dall'onestà del giudice. Ritengo invece che la giustizia in Italia non funziona proprio. Un PM dovrebbe essere sempre credibile, poi se non lo è siamo veramente male, siamo malissimo, secondo me molto molto male, perché c'è una battaglia tra politica e la magistratura che dovrebbe essere sanata, perché non si possono avere leggi fatte dalla magistratura e approvate dalla Camera. La realtà, io penso che abbiamo una serie di politici che non sono dello spessore per poter fare i politici e forse anche ci saranno dei magistrati che non sono
veramente degli eroi come erano prima. Piuttosto personaggio. Trasferito vuol dire che se uno non sa fare il proprio lavoro lo va a fare da un'altra parte, se non so fare il mio lavoro lo vado a fare male da un'altra parte, non credo che sia la soluzione. Certamente è ben strano che molte inchieste di Woodcock finiscono male. La giustizia non esiste secondo me come concetto proprio, quella italiana poi è un mercato. Dovrebbe andare via dalla procura. Può essere rimosso pure lui. Cioè. È tuttissimo in tutto il mondo, tutti senza mai trovare niente di concreto. È un bluff, un magistrato, un bluff. Se stessa casa andrebbe rimosso indipendentemente da tutto. Finché esisterà un potere sotterraneo, un potere occulto, finché esisteranno delle logge e una massoneria che in Italia è quella che rovina tutto, credo che andrebbe trasferito alla procura di Napoli, certamente. Senza nessun dubbio. Trasferito, certamente, non è il caso che lo dico io, è una cosa normale. Con questo magistrato così discusso che è ancora in quella sede, è ancora a quel posto, non è che ho tanta fiducia nella giustizia. Un magistrato così discusso secondo me andrebbe proprio rimosso subito. Se cominciano a cambiare le cose, veramente a fare delle pulizie radicali, allora può darsi che il cittadino e me compreso ricominciamo a credere nella giustizia. Si sa se le accuse del caso Consip saranno provate, se le persone coinvolte saranno giudicate colpevoli o saranno innocenti, ma intanto è già possibile tirare una conclusione sui risultati finora tangibili del metodo Harry John Woodcock. Manipolazioni del no e fughe di notizie così diffuse e tollerate spesso simili a un colabrodo, carriere distrutte e detenzioni spericolate. Il caso Consip è solo la fine di un lungo viaggio. Sono almeno 300 le persone finite nel tritacarne mediatico sollevato dalle inchieste del magistrato star più famoso d'Italia, che nel frattempo continua a collezionare bacchettate da parte dei giudici che smontano le sue inchieste e assolvono i suoi accusati. La verità è che la giustizia nel nostro paese non funziona e i cittadini sono sfiduciati e disgustati. Dopo l'appello lanciato dalla Giulì, la redazione ha ricevuto uno smisurato numero di chiamate ed email dai suoi telespettatori. In pochi giorni abbiamo raccolto già 1180 voci. Il 95% vuole che il PM Woodcock sia espulso dalla Procura di Napoli e che dunque vada via. Appena il 5% si dice ancora incerto, perché bisogna aspettare la conclusione delle indagini. Degli intervistati, alcuni pur condividendo la necessità che Woodcock sia trasferito ad un altro ufficio, hanno preferito non metterci la faccia per paura di ritorsione o perché loro malgrado finiti nelle maglie di questo sistema. Possibile che nonostante tutto questo magistrato finora non abbia subito alcun provvedimento? Saranno le lobby che lo tutelano?